Antonio Tajani, al minuto o nos. Grazie Presidente. I numeri del turismo in Europa sono disastrosi. Il settore ha fatto un salto indietro di 40 anni. Non si contano i danni. Solo in Italia, nel mio paese, nella stagione estiva 2020, sono registrati 22 milioni di arrivi in meno e una perdita di 11 miliardi di fatturato. Se a questo aggiungiamo le perdite dell'indotto manifatturiero, made in, agricoltura, trasporti, cultura, la cifra rischia di raddoppiare. Aumentano anche i divari economici tra i vari stati e non possiamo lasciare assolutamente nessuno indietro. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha chiesto interventi per evitare che questo accada. Il certificato verde che noi sosteniamo consentirà di viaggiare in sicurezza, salvare la stagione estiva e rilanciare i consumi. I cittadini europei, come gli inglesi, gli statunitensi, i giapponesi, potranno viaggiare senza rischi per la salute. È fondamentale poter convivere con il virus, soprattutto considerando le lungaggini, ahimè, della campagna vaccinale in Europa. Serve uno sforzo in più per poter usare tutti i vaccini esistenti e mi auguro che l'EMA possa autorizzare rapidamente l'uso di ulteriori tipi di vaccino, oltre a quelli già disponibili per i cittadini europei. Una mobilità in sicurezza è il primo passo di un graduale ritorno alla normalità che tutti i cittadini ci chiedono, ma non basta. Bisogna fare di più e bisogna fare in fretta. Lo diciamo al Consiglio in maniera molto chiara. Grazie. Ora tocco ai governi nazionali, serviranno test Covid, mi avvio a concludere, gratuiti per evitare qualsiasi forma di discriminazione, infrastrutture digitali per Thank you. aggiornare le cartelle cliniche elettroniche rispettando la privacy. Thank Il you. pass Thank you. vaccinale sarà decisivo per rilanciare l'economia. Grazie.